Matteo, dove nasce questa disciplina? Quali sono le sue origini? Allora, questa disciplina nasce negli Stati Uniti 12-15 anni fa. È una disciplina che unisce movimenti, diciamo, che si possono poi applicare nella vita di tutti i giorni, e è stata poi importata in Europa e in Italia da 5-6 anni e ora sta prendendo molto campo e c'è un po' il boom, anche perché si è visto che i risultati sono ben evidenti, sia per un discorso strutturale, quindi che poi è riscontrabile nella vita di tutti i giorni, sia anche per un discorso estetico che viene dopo quello prestazionale, ma che comunque poi con l'impegno e la costanza arriva. Ecco, si prepara in palestra, ma ci sono poi degli eventi, insomma, che racchiudono in Liguria o in Italia tutti gli appassionati. Sì, si prepara nella palestra con anche delle uscite, perché poi nel CrossFit ci sono anche degli aspetti di endurance, di resistenza, quindi per esempio la corsa che si fa fuori, il nuoto che si fa in acque libere o in piscina, e poi ci sono delle manifestazioni sia a livello regionale che nazionale, che di solito si fanno in palazzetti dello sport, adibiti poi col pavimento apposta per il CrossFit, ed estate si fanno anche all'aperto, quindi in spiaggia, per esempio, dove si può unire sia il nuoto che l'allenamento coi pesi sulla sabbia, oppure in campi sportivi di atletica o di calcio. Quindi è una disciplina che si può fare sia indoor che outdoor, unisce un po' tutto. Partiamo dalla disciplina, il CrossFit. Spieghiamo a tutti di che cosa si tratta. Così su tre parole è difficilissimo, però fondamentalmente è un'attività coinvolgente, divertente, che si fa in gruppo e tutti lo possono fare, e unisce, diciamo, corpo libero, weightlifting, quindi sollevamenti, e metabolico, quindi tutti i lavori di endurance, vogatore, corsa, assault bike o corda. Quindi in poche parole possiamo racchiuderlo in queste qua, il che cos'è il CrossFit. Quali benefici porta? Totalmente su ogni parte del corpo, quindi mobilità, aumenta la forza, aumenta l'endurance, aumenta la potenza, quindi è molto performante e aiuta a preparare sicuramente tutti gli sport. Poi questo è uno sport, quindi si parte e si può arrivare dove si vuole, quindi ovviamente ognuno ha le sue esigenze e deciderà ognuno cosa poter fare. Perché è ritenuto così divertente anche? Vediamo tanta gente che lo pratica col sorriso. Beh, diciamo che ha dato una boccata d'aria fresca al fitness in generale, quindi siamo usciti dagli schemi, abbiamo riportato lo sport in palestra, e quindi non è più siamo levati dalla monotonia dei pesi classici per comunque arrivare a una disciplina dove innanzitutto si fa in gruppo e quindi non si è da soli, si fatica insieme, quindi si riesce a condividere la fatica dell'allenamento e diciamo dell'intensità dell'allenamento. E poi comunque si crea con il CrossFit, si crea una community, innanzitutto si fa anche con la musica, quindi ti passa anche un po' di più, tra virgolette, scusatemi la parola, e poi comunque si fa all'interno di strutture ufficiali, dove creano appunto questa community, questo senso di fratellanza, che comunque venendo dal rugby a me mancava tanto, smettendo una volta di giocare mancava tanto, e nel CrossFit ho ritrovato appunto questo senso di fratellanza, di unione e anche di rispetto, sia per il compagno che per l'allenamento in sé. Avete aperto questa palestra a Sestri in via Bressanone. Cosa proponete a tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questa disciplina? Allora, intanto noi offriamo a tutti quelli che vogliono provare una free trial, quindi una lezione di prova. Uno si può prenotare e provare questa disciplina e dopodiché decidere di continuare il suo percorso con il CrossFit. Il percorso prevede 4 lezioni fondamentali in cui vengono insegnati i movimenti fondamentali che ti permettono poi di accedere a tutte le classi CrossFit e quindi di poter accedere ad ogni allenamento che noi proporremo durante l'anno.
perché ogni allenamento durante l'anno sarà diverso, quindi chi viene da noi sarà innanzitutto sempre seguito da un coach e poi avrà sempre un allenamento diverso ogni anno e ogni giorno per tutto l'anno. Andrea viene dal rugby, le vostre esperienze sportive quali sono? Io ho giocato a pallone, ma soprattutto io provengo dalla breakdance, quindi comunque a me è affascinato perché riprende tanti movimenti di ginnastica che comunque nella break venivano utilizzati, o comunque il movimento a corpo libero, che è diciamo la parte che mi piace di più. E mentre Danilo, mio socio, lui è ex nuotatore, triatleta, e comunque diciamo che il CrossFit accontenta tutti, perché sia un allenamento aerobico, un allenamento di pesistica e un allenamento di ginnastica a corpo libero.